l'essere uniti, tu parlavi di coesione, cioè sì, stare insieme nel momento negativo, cioè nella difficoltà del momento del rispetto delle regole anti-Covid, quello stare tutti uniti, chiusi nello stesso albergo, nello stesso ristorante, ci hanno fatto diventare famiglia. Sì. Bonatella ha citato tutti, volevo citare anche Sara Putignano e la umanità, la qualità umana di Giorgio Colangeli, che è lo zio, anche lui si è comportato come uno zio con noi. E il vivere insieme, il mangiare insieme, cucinare anche qualcosa insieme ha fatto famiglia, ci ha fatto essere famiglia. Per quanto riguarda problemi tecnici, sono stati risolti dalla mattina alla sera, perché c'era chi andava sul set prima e addirittura ha fatto costruire qualcosa che potesse realizzare un'inquadratura o una sequenza assolutamente nuova, andando perfino dal fabbro. Quindi è stato un film che ha giovato della creatività anche a livello tecnico e tecnologico di tutti, e della passione di tutti e gli altri. Sì, Vandella vuole raccontare un aneddoto imbarazzante. No, devo dire che poi ci sono stati momenti difficili, ma ne abbiamo fatto col mio amico, perché è un momento difficile quando tipo ci veniva la Riviera del Lazio, perché dovevamo una scena drammatica, è successo anche questo, perché ci trovavamo poi così bene, veramente fino a Brescia, Madonna, tanto stare con Nino Riccardo, avevo sempre la battuta pronta, noi dovevamo piangere, quelli sono stati momenti difficili da attore, doversi poi concentrare, lui ogni tanto diceva, basta ragazzi, la disciplina, doveva fare il maestro, capito, perché eravamo tanto disciplinati, terribile. Questo però devo dire che alla fine abbiamo saputo sfruttare anche questo, c'era un momento dove non ci scappava da ridere, c'era una risata tra noi due, e quella è andata nel film, quella risata, perché era quel momento di positività che in realtà poi un sorriso. Quindi è stato funzionale anche quello. È stato funzionale anche quello. Ma per concludere questa conferenza stampa, una cosa che voglio chiedere pettegolezzo, chi cucinava e qual era il piatto più gettonato? Le polpette della nonna di Giuliana. Che le hanno portate anche diverse volte, anche le altre. Come ora Giuliana fornirà la ricetta della nonna per farsi un piatto con qualcosa. Come sono fatte queste polpette? Giusto per dire, mi interessa molto. Allora, facciamo un momento master. Quelle al sugo in realtà non lo so precisamente, cioè so solo che sono fritte rispetto a queste. Invece quelle fritte, devo dire, proprio gli ingredienti del filo d'arsenio sono. Spero di non dimenticare niente, vabbè, il pane, il macinato, l'uovo e il formaggio, è facile, bisogna essere bravi nella forma, cercando di non far uscire gli asteroidi, poi le palle. Io rigetto a Don Melfese questa battuta sessista e quindi io approverò. Volevo dire una cosa, al di là due connotazioni, al di là delle polpette, devo dire che Donatella e Giuliana hanno imparato, sono immedesimate, come Robert De Niro ha imparato a guidare il taxi per 6 mesi a New York, loro hanno imparato a fare polpette e i panzerotti, ed è vero, è vero.